Ciao a tutte ragazze, nuovo video sulla ricostruzione unghie, questa volta nuova forma a mandorla. Ho usato i prodotti in Nail Store, che adesso vi faccio vedere nel dettaglio. Allora, cover, il camouflage cover skin per creare la base della mia unghia, il gel monofasico shining, poi ho usato anche l'oro sgrassante e le loro cartine. Molto buoni, ve li consiglio se volete acquistarli, hanno tantissime linee guida e sono veramente resistenti, quindi non è che durante la ricostruzione rischiate che si aprono e comunque via come le altre cartine schifose che esistono in giro. Comunque, partiamo subito con l'opacizzare le unghie con il buffer. Pulite bene con lo spazzolino. Io ho usato il loro primer, giusto per usare tutti quanti i loro prodotti. E per chi ce l'ha consiglio veramente di usare pochissimo prodotto. Dopodiché prendo la cartina, la sagomo per bene e la faccio aderire all'unghia. Per la forma a mandorla, la cartina deve essere posizionata leggermente verso il basso. Per farla aderire bene bene faccio queste due piccole incisioni ai lati della cartina. Per la mandorla va posizionata leggermente verso il basso e poi la si stringe in punta fino a dove voglio far arrivare l'allungamento. Per comodità l'eccesso della cartina può essere anche tagliato, io in questo caso l'ho fatto. Adesso comincio con l'allungamento, quindi prendo poco prodotto e lo stendo sulla mia unghia naturale, poi ne prendo un altro po' e comincio a creare l'allungamento sulla cartina. Vi consiglio di non mettere troppo poco prodotto, altrimenti rischia di spezzarsi subito. Dopo averlo fatto, 15 secondi in lampada e pinzate per creare la curva C. Dopo aver tolto delicatamente la cartina, cominciamo ad utilizzare il cover. Prendere un po' di prodotto e metterlo lì dove voglio far arrivare il mio letto ungueale. Quindi comincio a creare una sorta di muretto. Copro bene 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 e poi sfumo molto bene verso le cuticole. Se lo sfumate bene, poi durante la ricrescita non si noterà il distacco tra l'unghia naturale e il colore del cover. Poi prendo un po' di prodotto di gel e riempio quel vuoto che c'è tra quel piccolo muretto e la fine dell'unghia. Metto in lampada, sgrasso e opacizzo. Limo le unghie per togliere i piccoli difetti, poi dopo ci sarà la limatura vera e propria. Dopo aver creato la nostra French si comincia con la bombatura, quindi pallina di gel sul punto di stress dell'unghia e si lavora tutto intorno.
Poi si guarda l'unghia in ogni angolazione per vedere se il prodotto è stato ben distribuito. Dopodiché va in lampada. Dopo 15 secondi la tirate fuori, pinzate per creare una perfetta curva C e ritornate in lampada. Dopo aver sgrassato l'unghia si comincia con la lima, quindi i lati devono essere dritti ed allo stesso livello. Dopodiché si comincia a limare tutti i lati, la punta e il giro cuticole, dall'esterno verso l'interno, senza mai toccare la bombatura. La bombatura va toccata soltanto alla fine con il buffer, in modo tale che non possa essere appiattita e non si rovina la forma che abbiamo creato. Quindi, dopo aver pulito bene, si applica il finish. Abbiamo finito. Vi ricordo che per la forma a mandorla la punta va limata con la lima a 45 gradi. Grazie a tutte per aver visto il mio video, ragazze. Alla prossima, ciao!